Buonasera a tutti. Massimo, questa sera debutti al Festival Pifferi Muse e Zampogne con questo spettacolo che riprende il disco che è inciso insieme alla Società del Chiasso Buio, dedicato a Jacopo Bordoni. Esatto. Vorrei che insomma, tu ci illustrassi un po' questo progetto, come è nato. Il progetto nasce come tutti i progetti bellissimi, nascono assolutamente per caso, nel senso che io stavo ristrutturando, non è una novella, è assolutamente come quello che è successo. Io stavo ristrutturando casa, c'era un imbianchino che mi diceva: ma che mio cognato che suona, che lui ha fatto una cosa, dice, ha trovato le poesie, si è messo a musicare le poesie di un muratore anarchico che c'era a Bocchi alla fine dell'Ottocento. E dico, però, dico, di che venga a casa mia, che magari ascolto che roba è. Il personaggio in questione era Piero Lanini, il quale Piero Lanini era appunto musicato e trovato queste poesie, di una bellezza e di un'attualità sconvolgenti, soprattutto considerato il fatto che si parla di un muratore che aveva la terza elementare e che scriveva praticamente come Carducci, solo, come dire, alimentato dalla passione per la letteratura. Quindi una storia assolutamente pazzesca. Immediatamente mi è venuta voglia di provare a dargli vista la connotazione fortemente popolare del personaggio, ho pensato di usare gli strumenti della musica popolare, nella fattispecie italiana ma anche soprattutto irlandese, perché è quella che mi è un pochino più congeniale, per cercare di dare una veste un pochino più completa a questo tipo di progetto. Il risultato ci è piaciuto moltissimo e grazie all'aiuto poi della comunità montana del Casentino abbiamo scoperto, fra l'altro, che nel 2010, quando è uscito il disco, ricorrevano i 150 anni della nascita del Bordoni. Quindi abbiamo colto proprio l'occasione, siamo di fortunatissimi perché abbiamo colto l'occasione per ritirare fuori dagli archivi questo tipo di cose, rimetterlo in un formato anche molto più fruibile rispetto ai libri che sono in biblioteca, saranno sempre in biblioteca e chissà chi va a rivederli. Qual è stato il tuo approccio, nell'arrangiamento di questi brani che erano stati... L'approccio, io ho seguito quello che faccio sempre, io che seguo la natura del pezzo tendenzialmente. Seguo la natura se un pezzo mi ricorda una cosa, io raramente non cedo alla tentazione di seguire la prima impressione, per quanto magari anche estrema oppure quasi provocatoria in qualche caso, no? Stasera faremo un pezzo che per certi versi poteva sembrare il pezzo di Lucio Dalla, per come era stato scritto, e non ho modificato una virgola, ho solo aggiunto lo strumentale nel mezzo ed è venuta una stranissima commistione di un cantautore italiano con la lingua dei fine Ottocento e gli strumenti della musica irlandese e della musica popolare. Quindi generalmente io credo che lasciar fare al pezzo sia la cosa migliore, cioè seguire proprio dove va il pezzo con le proprie gambe, assecondare proprio la natura del pezzo. Nella nostra recensione su Blog Folk abbiamo parlato di una... si è creata una strana commistione tra canzone d'autore e appunto folk. Uh-huh. Quindi in questo senso il tuo lavoro è stato volto più che altro a valorizzare il pezzo in quanto tale, più che... Perché qui non ci ascoltiamo che si parla di poesie. Quindi si parla di pezzi che già di per sé nascono come valorizzazione di un pezzo letterario. Quindi che il discorso, per questo abbiamo dovuto usare il massimo rispetto possibile per quello che rispetto al testo della poesia, che è stato molto brillantemente messo in metrica da Piero Lanini, perché non è per niente facile musicare le poesie, certo, e senza fare ovviamente filastrocche per bambini, ma facendo questo tipo di lavoro non è assolutamente... È evidente che queste poesie avevano una loro musicalità intrinseca. Sai, l'italiano, il toscano dei primi del Novecento, si parla di Carducci era l'esempio
il mito per Bordoni è l'esempio più facile da riportare in questi casi qui per chi non conosce la poetica del Bordoni, quindi altro che musicalità, si parla di cose ai massimi livelli. Nel tuo percorso musicale, ricordiamo, tu hai fatto parte dei Modena City Ramblers nel periodo, diciamo, d'oro, mi permetto di dire, come hai vissuto questo passaggio poi a occuparti, diciamo, più direttamente di musica tradizionale italiana? No, piuttosto io, che guarda, io non, ma io in realtà non mi occupo di musica tradizionale italiana, io adesso faccio il produttore discografico, suono. Io continuo a suonare con i Whiskey Trail, continuo a suonare col mio gruppo, continuo a suonare con Raffaello Simeoni, quindi diciamo che questa è stata forse la cosa per la musica popolare italiana. Questo progetto è venuto fuori, te l'ho detto, quasi per caso, ma io non è che mi occupo di... Però posso dire una cosa, io voglio dire, in Modena sono nel mio cuore come amici, come delle persone con cui ho condiviso delle cose irripetibili, spettacolari, cioè indimenticabili, delle esperienze assolutamente eccezionali. Però quel tipo di levatura comporta un certo tipo di pressione più o meno nascosta o più o meno evidente, che alla fine non ti consente di concentrarti completamente sulla musica, perché c'è sempre... Diciamo che io volevo più che altro far emergere proprio questo, ecco, questo punto, insomma. Cioè, voglio dire, nessuno, ripeto, fermo restando il fatto che nessuno ci ha mai detto cosa fare con i Modena, perché magari qualcuno pensa che ci sia, che so, la casa discografica che dice fate questo piuttosto che... Questa cosa non è successa. Succedeva, secondo me, all'interno del gruppo, nel senso che inconsciamente, che ne so, sapevi di avere un pubblico di una certa vastità e inconsciamente cercavi di andarci con un piede, di non andare via con quell'altro, capito? No. Io ho avvertito proprio la, come dire, la mancanza di libertà nel senso di sperimentazione, se vuoi, no? Okay. Che un gruppo del tipo dei Modena di quel momento lì non è che tecnicamente potesse sperimentare delle cose molto particolari se non cambiando genere completamente. Certo. Che cambiare genere completamente sarebbe stato forse troppo rischioso, perché comunque tutti lo facevamo di mestiere, perché, forse insomma, anche perché era passata la stagione del combat folk. Esatto, perché comunque il combat folk è una cosa che aveva senso in quel periodo, fino a quel momento, e che, cioè, l'idea del combat ha più che mai senso anche ancora oggi, nel senso... Si può fare combat con le poesie di un anarchico, però. Si può fare che sono sorprendentemente, fra l'altro, di un'attualità sconvolgente. Per l'appunto. Stasera chi sente, chi ha modo di sentire il disco, comunque chi avrà modo di vederci stasera, sentirà e capirà che i primi del Novecento o nel 2011 la situazione del mondo, della società, è esattamente identica, non è cambiato, ci sono gli stessi problemi, forse un po' amplificati, ma ci sono, ma i problemi sono sempre quelli, le denunce sono sempre quelle, e la storia dell'uomo che si ripete, quindi voglio dire, noi possiamo anche manifestare, combattere, fare, ma ho un po' la sensazione che intanto... Però le canzoni aiutano. Più o meno segnata. Le canzoni aiutano a denunciare in qualche modo. Aiutano a denunciare, aiutano a sensibilizzare. Aiutano soprattutto a pensare, a riflettere. A colmare, come dire, il bisogno di parlare di qualcuno, di chi lo dice la canzone. Certo. E anche di chi ascolta, che dice, ecco, questa cosa in questo momento mi è particolarmente cara, e allora ci si identifica. Sugli effetti prodotti dalla canzone non sarei poi tanto sicuro, visto che a distanza di 110 anni siamo qui a parlare degli stessi problemi, in sostanza. Certo. E la società del Chiassobuio avrà un'evoluzione, un altro progetto? Ancora non lo sappiamo, perché è una cosa che è nata per questo progetto. Io spero, ora io devo sistemare un po' di lavori ai... lo studio, sto facendo delle produzioni del gruppo della Tresca, di un altro gruppo si chiama Taberna Binaria, un altro gruppo qui d'Arezzo si chiamano Kabila, con un splendido cantante medio orientale, quindi ho il lavoro garantito per tutto l'inverno, vuol dire, concerti saranno meno, ma in studio lavoreremo molto intensamente. Credo e spero che ci sia anche un ulteriore spazio per la società del Chiassobuio, per dargli una veste. Avevamo anche cominciato a parlarne a un certo momento,
per ipotizzare un seguito, per capire un po' come e cosa fare. E Piero ha scritto un sacco di canzoni, adesso vedremo, le analizzeremo, cercheremo di dargli una veste per, come dire, per fare da gruppo a lui. Non siamo ancora arrivati al dunque, però insomma siamo in parola di cominciare a farlo. Vorrei passare al disco che hai realizzato insieme a Raffaello Simeoni. Mm-hmm. Com'è nato questo progetto? So che non collaboravate insomma da poco tempo. La prima volta ci siamo visti nel 2000 in un palco di questi specie di contenitori celtici al Teatro Brancaccio, sì, a Roma, mi pare. Io non conoscevo niente, non sapevo niente di lui, non sapevo ma malapena di Novalia. Lui sapeva che suonavo con Modena e quello era. In questa manifestazione dovevamo suonare ognuno i pezzi di quell'altro e ci siamo trovati a suonare questi pezzi. Io mi sono trovato a suonare questa musica scritta da lui, esattamente con la stessa medesima intenzione della mia musica. Cioè, sembravano la stessa musica, sembravamo, capito? Cioè, c'era proprio un'alchimia, proprio a livello compositivo, a livello di intenzione, a livello di intensità anche per certe cose, esattamente uguale. Quindi abbiamo detto bellissimo, ci è piaciuto tanto lavorare insieme da quella volta, e da quella volta ci siamo rincorsi per 10 anni cercando di trovare il tempo e il modo per fare un disco insieme che non fosse, che ne so, il mio disco con lui dentro o il suo disco con me dentro, una cosa un pochino più organica. E adesso grazie credo alle tecnologie che ci hanno permesso, vedete, perdere un pochino meno tempo siamo riusciti a fare finalmente questo lavoro di cui siamo molto molto contenti, di cui abbiamo delle recensioni veramente notevoli e che speriamo di portare in giro parecchio. Adesso saremo a Ravenna il 21 gennaio, saremo al Sasciolla nell'ambito dell'London Fest a Firenze, non si chiama più Sasciolla, si chiama Hobby Hall, perché la Sasci è fallita tristemente e lo sponsor è cambiato, però comunque è l'ex Teatro Tenda di Firenze, sì. E il 16 di marzo, quindi ci abbiamo buone prospettive e speranze per portarlo in giro. Il tuo contributo nel disco è stato sostanzialmente di aggiungere del tuo, del no, personale no, alle... Scritto, no, abbiamo scritto pezzi da 2 a 4 mani, abbiamo scritto qualche pezzo l'ho scritto io, qualche altro pezzo l'ha scritto lui, quindi è stato proprio un lavoro a quattro mani, sì, ma anche per quello che riguarda proprio la composizione, non solo l'esecuzione. Mi sembra che i brani dove sei più incisivo tu è più evidente l'elemento, diciamo, irlandese. Ovviamente. E nei suoi, diciamo, è più evidente l'elemento mediterraneo. Questo perché venendo fuori io o lui, vengono fuori i rispettivi, certo, background musicali. In buona sostanza, la caratteristica di questo disco che ho avuto modo e il piacere di ascoltare era quello di suonare molto classico, molto tradizionale, sebbene siano delle composizioni recenti. Ma molto classico, dici te? No, tradizionale come suono, cioè un suono molto legato alla matrice tradizionale. Beh, io non lo trovo tradizionale, cioè io non me ne intendo tanto di cosa vuol dire tradizionale, capito? Cioè, a me io non so mica niente io della tradizione, cioè, io non lo so, capito? Non lo so proprio. Io prendo gli strumenti, li imparo piano piano, li suono, ma a me piace mescolare, non so quale sia tradizionale o quale sia folk, come certo. Va. Sulle definizioni sono abbastanza, cioè non so così specifico, capito? Non so né uno studioso né... Io una, molto diciamo distinto, che molto dice. Di pancia, no? Esatto, sì, vado molto di... per quanto poi risulti molto ordinato nell'arrangiamento, nella composizione. Certo. Se ripeto, come quando parlavo prima di seguire i pezzi dove vanno con le loro gambe, è un po' quell'atteggiamento lì, quindi io non so se si parta dalla tradizione o se si parta da altre cose. Cioè, io ho sentendo il disco che abbiamo fatto, ho la sensazione di una cosa molto variegata, e del resto io stesso e anche Raffaello abbiamo cercato e prediligiamo fare delle cose più variegate possibile, perché dopo un po'... Certo, non si ci annoia comunque con il disco, questo è poco ma sicuro. Cioè, io ho sempre il terrore da annoiare, capito? Nel senso, io suono una cornamusa, ma dopo un quarto d'ora della mia cornamusa, solo la mia cornamusa, mi ha un po' rotto le scatole a me, vorrei dire. Quindi mi immagino
chi ascolta. Io cerco sempre di mantenere, come dire, alta l'attenzione di chi ascolta, e questo tramite le diversificazioni degli strumenti, le diversificazioni dei pezzi, il cercare di movimentare la scena il più possibile. Non so se sia tradizionale, non so se sia, come dire, politicamente corretto, non lo so, però questo è quello che mi viene da fare e semplicemente lo faccio. Va bene, grazie infinite e in bocca al lupo per il tour. Grazie mille.